periodo in cui anche le strade per arrivare all'Aquila erano un po' più complicate, c'era un po' di maggior isolamento, questa roccaforte del rugby. Io ricordo negli anni in cui avevamo la fortuna di vincere il campionato col Petrarca, dall'83 all'86 l'Aquila aveva la più forte squadra in Italia, con i vari Di Carlo, D'Onofrio, Catena, Morelli, perché no, Colella, Mariani, adesso non mi dimentico un po' il grandissimo Mascioletti, Ghizzoni, Giancarlo Morelli e poi Rob Lowe, Ghesi Pinari, il papà della... cioè erano uno squadrone di gente di grande qualità, e forse uno dei giocatori più eleganti, Massimo Mascioletti, che poi anche ottimo allenatore, allenatore dell'ultimo scudetto dell'Aquila, ma superbamente elegante, un panterone quando correva, grande eleganza, senso avventuroso, ed era veramente... era un altro rugby poi per altri aspetti, ma detto questo dice tutto e dice niente. Ultimo successo dell'Aquila in campionato scudetto, 23 aprile 1994, fu vittoria, una grande festa a Padova, finale contro il Milan, ed era il 23 di sabato, il 24 naturalmente domenica non si lavora, 25 aprile era festa e i giocatori dell'Aquila l'hanno festeggiata a lungo. Quella... sono venuti a casa, ma sai anche perché hanno vinto una partita con un'attenzione notevole, che nessuno pensava, in queste cose poi ci sono tante combinazioni, un pochino anche l'atteggiamento dei giocatori del Milan, forse anche un'occasione, una meta di Gomez, di Fabio Gomez, che probabilmente c'era, c'è tante situazioni eccetera, ma quello fu veramente uno scudetto col cuore che purtroppo, dico, ma lo dico con una serenità, ma che risulta essere il canto del cigno per il rugby abruzzese. Ripeto, il nostro rugby è frutto di quello che diamo noi, e anche all'Aquila, per rimetterlo in piedi, devono puntare sul loro amore per questo sport e non su qualcosa che magari gli altri hanno già difficoltà a fare per conto loro. Allora entriamo più nel clima del match. Questo pallone in zona di attacco portato giù da Corey Hill per i Dragons, per una cassaforte ben chiusa con avanzamento. Adesso attenzione, trovano un primo blocco ma continuano ad andare, ingresso corretto, e allora deve giocare Charlie Davis il pallone, si riorganizza la difesa delle Zebre. Carica frontale con Corey Hill, quindi pallone che può emergere per i Dragons, deve rotolare via il giocatore delle Zebre. Il passaggio corto per Wainwright, quindi ancora giocano bene con le Garrett. Strutture, giocano bene le strutture, non hanno grande potenza in ball carrier, ma sanno mantenere il pallone e giocano bene le strutture, anche se adesso c'è una splendida iniziativa di Meyer che va a rubare tempo e spazio, questa volta invece malamente Bisegni, perché quando una spia va fuori così succedono i patatrac, 15 metri di buco su una ventata e mal eletta situazione da parte del nostro trequarticentro. Prova ad essere un po' più aggressiva la difesa delle Zebre, brutta la trasmissione, pallone che poi è recuperato da John Davis, pallone che riemerge, calcio di punizione. Bene per le Zebre. Ogni squadra, Antonio, mette i suoi traguardi, no? Si prefigge gli scopi, di sicuro i Dragons all'interno della struttura gallese è una franchigia che può essere chiamata di sviluppo, ha fatto giocare, ne parlavamo prima, 66 giocatori, compreso anche il torneo anglo-gallese, sì, e il Super 14 e l'Europa, ma 66 giocatori, tanto per dare un'idea, oggi in campo qui all'Aquila 10 sui 23 sono under 21. 10 su 23 sono under 21 e 13 su 23 sono under 23, senza contare che c'è un giocatore di 18 anni, uno di 19 anni e alcuni di 20. Tutto buono per Clancy, 101esima partita di Pro 14 per lui. Pallone che riemerge, Violi per Canna, il suo passaggio buono, all'altezza, molto buono. Violi al limite del fuorigioco, la salita dei Dragons. Pallone rallentato. Canna ancora a fare la sponda.
il sostegno vicino di Krumov, quindi ha contatto subito Bisegni, non trova spazio, riposiziona il pallone, Violi che può rilanciare. Lovotti, peccato, e probabilmente non era troppo per Meyer, sì. Non si aspettava il pallone e allora c'è questo cambio di fronte molto ben giocato da parte degli avversari, perché schiacciano il pallone a terra e il pallone poi rotola completamente fuori, gioca velocemente ed è data buona si gioca da parte di Minozzi. Sì. Sai, le zebre, se hanno, come dire, la possibilità di alimentare il loro motore, sanno essere pericolose, perché sono una squadra avventurosa che non ha paura di sbagliare, che prova molto, ma che sa anche attaccare, e se riesce a mantenersi le munizioni è una squadra estremamente pericolosa, soprattutto contro degli avversari che qualche lacuna nel sistema difensivo ce l'hanno. Luz a recuperare il pallone. Metta. Si può andare fino in fondo. Violi Wainwright non può fare niente, va a marcare in mezzo ai pali la prima meta della partita, Marcello Violi. È un gran bel contrattacco, molto ben giocata, è una squadra che parte dalla profondità, non si riposiziona Dragons assolutamente sulla fronte a destra dell'attacco delle zebre. Qua c'è questo offload molto ben portato, Luscia poi trova uno splendido passaggio per Bellini, e Bellini non ci sta molto, aspetta che l'avversario, anzi lo incentiva a farsi assorbire il più possibile, tiene libere le mani, eccolo lì proprio per servire Violi. Violi dà un'occhiata nello specchietto retrovisore, non c'è nessuno, e allora parcheggio facile. 5-0 con questo ottimo contrattacco delle zebre. Avevano detto i Dragons dobbiamo partire meglio rispetto al match con Treviso, ed è quello che ecco, si è quello lì che l'hanno presa dopo un minuto e mezzo. Vabbè, ma adesso al di là di questo di cioè, e sono le solite cose che non a caso è stato coniato proprio per queste cose e per queste situazioni un proverbio che dice che tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. Cioè, se stiamo ai buoni propositi, noi nel rugby siamo campioni del mondo. 7-0 con la trasformazione di Canna e si riparte. È ben cacciato questo calcio di invio dei Dragons. Le zebre che riescono a recuperare comunque il pallone. Da questa parte iniziale, di questo inizio dell'approccio dei giocatori zebre, è proprio quello di onorare bene il rugby, e stanno venendo veramente qui all'Aquila a fare gli ambasciatori. Muovono bene la palla dalla profondità del campo, come hanno fatto tutto questo campionato, e lo stanno facendo ultimamente con maggior pertinenza, meno palloni persi, più attenzione e un'esecuzione più precisa. Castello in mezzo al campo a fare il setup che deve essere vinto, non riesce a liberare l'uomo Bellini, ma tant'è, il pallone lo riusciamo a mantenere. Si riparte allora da una situazione un po' statica. Sisi in Veronica, pallone che esce per Violi. Siamo già da Minozzi. Però vedi, tutte le forme d'attacco passano, sono in qualche modo messe sull'elettrico dalla corsa e dalle mani di Canna, e vanno a usare sempre Minozzi e Bellini, in questo caso proprio in tre, con Canna che assorbe il pallone a Minozzi, punto interrogativo per le gambe e per la corsa rotta di Minozzi, l'avversario ce l'ha, vanno a mettere focus su Minozzi e lui fa sponda interna su Bellini. Era ben giocata, ben pensata, spesso ricorrono a queste situazioni i giocatori delle zebre. Peccato che poi il pallone sia andato per le terre, il calcio di punizione all'altezza della metà campo. Risalito il campo, e allora le mani di Luz per la rimessa laterale delle zebre in una situazione di campo che può essere interessante proprio per le qualità delle zebre. Ottimo Biagi, e finché il portare su palloni è così da parte delle zebre è un bel andare. Violi dalla base, il raggruppamento, rubato lo spazio su Sisi. Castello dritto per dritto, guarda che bravo rientro. Però qui fa 3-4 metri, fa strada, mette sul il pallone a disposizione, ci prova poi Bisegni, va oltre, esagera nel riciclo, bravo, poi Bellini ha alzato il pallone per Venditti, pallone rubato a Venditti. Venditti chiamato a una
bella dimostrazione davanti al suo pubblico e anche a convincere i selezionatori delle sue qualità e soprattutto del suo atteggiamento. Un giocatore che ha delle possibilità fisiche importanti, ma che non sempre trova la giusta condizione, da parecchio manca anche dal giro azzurro per mancata selezione, non tanto per infortunio, e di conseguenza credo che sia lui dare un'accelerata e farsi ritrovare pronto. Sì, Venditti abruzzese di Avezzano, naturalmente legato alla rugby della regione. Pallone portato giù lì davanti, Violi però viene intercettato, portato fuori. Ecco, vedi, queste sono le cose semplici che i nostri avversari fanno, come dire, in qualche modo meglio. Ecco Hill che fa il tagliafuori su un pallone preso davanti, loro mandano a memoria lo standard, cioè dire, se l'avversario lo prende davanti io ho la possibilità di filtrare a metà, taglio fuori mediano e mischia, lì davanti deve starsene a giocare. Violi non ha opzioni per questa soluzione e deve andare verso la rimessa laterale, il pallone cambia mano, questo è un pallone praticamente, vale un turnover. Prova con Connor Edwards, poi usato il piede Minozzi, riporta su subito il pallone. Guarda il giocatore di sostegno, guarda il giocatore di sostegno. Poi riposiziona bene il pallone, Violi per Canna, Venditti deve fare la sponda, prova a resistere. Bravo. Forse ha messo il piede fuori. Peccato che Minozzi infortunato. Peccato che Minozzi nell'esecuzione verso l'esterno non abbia trovato Bellini, perché Bellini, che gli succhiava la ruota, poi ha preferito il canale esterno al giovane estremo delle Zebre, però tra i due non c'è stata proprio quell'intesa che ha portato al passaggio. C'era anche un bel sostegno profondo peraltro dalle Zebre come alternativa. Si alza Minozzi, meglio così, eccolo qui, vedi, c'è il sostegno lì vicino, proprio è un pallone che Minozzi, che sa ben gestire anche nell'offload, non ha dato. Questa è la parte finale dove Venditti viene trattenuto, però resta in campo lì, ma insomma, lancio per i Dragons che portano giù il pallone in una cassaforte e vanno a spingere. Il campo dell'Aquila non è particolarmente lungo e né particolarmente largo, l'attenzione al gioco al piede deve essere particolare, perché i palloni che se ne vanno nella situazione di pallone morto è abbastanza facile. Ben recuperato il pallone dalle Zebre, il passamano per l'avanzamento con Crumo, Violi che rilancia, Canna ad allargare, Minozzi, pallone perso, attenzione, accelerazione dei Dragons, prova, guarda, il guarda, riciclo, speriamo Edwards. Speriamo che l'abbia annullata Castello, perché sennò era tutto buono fin là in fondo, Se Castello non l'ha annullata, hanno segnato loro. C'è da andare comunque a vedere il TMO per vedere se il rimbalzo è sul piede. Speriamo che Castello l'abbia toccato in qualche modo, perché sennò è tutto buono per loro. Vedi, qui c'è un errore abbastanza grave, un allargamento da fase così serena. Non c'è la pressione, non c'è una grande pressione, ma c'è una divergenza di corsa tra Canna e Minozzi, e il tipo di passaggio non è quello per incontrare la traiettoria di Minozzi, che è una traiettoria completamente esterna. Minozzi ha battezzato una linea di corsa che è parallela alla corsa di Canna e il pallone invece rimane. Guardiamo qui, c'è questo offload, no, ma secondo me forse l'annulla, eccolo, no, non l'annulla, è meta, questa è meta. Mette le mani Jared Rosser, questo, sai, è un errore di esecuzione, capita, per carità, ma se non hai, cioè, ci sono nella valutazione degli errori per andare verso l'alto livello, devi prendere in considerazione ovviamente se l'errore è forzato dal comportamento dell'avversario che ti ha messo sotto una tale pressione per cui eventualmente l'errore ha una giustificazione, o se invece l'errore è
dovuto proprio a un'esecuzione sbagliata tua, ma non è un, li chiamano errori non forzati, vale a dire dove non c'è pressione da parte dell'avversario. Questo purtroppo è un errore da considerare grave, proprio perché è un'esecuzione sbagliata da parte dei nostri tre quarti delle zebre, senza che ci sia comunque una parziale giustificazione da parte di un'eventuale pressione dell'avversario. E allora 7 a 5 assegnata la meta, la possibilità nel piede di Harwell Robson di pareggiare il conto con le zebre, immediata dunque la reazione, anche se è arrivata un po' da un errore, come sottolineato, delle zebre. Niente da fare, 7 a 5, zebre che rimangono in vantaggio. Vi ricordo questa sera alle 20:30 in campo Treviso con il Leinster, a Leinster, partita disponibile su Eurosport Player. E a proposito di Eurosport Player, c'è anche il calcio americano degli Stati Uniti, Chicago, Los Angeles, con Ibrahimovic che tiene in piedi la baracca, ma abbiamo una telecamera esclusiva per lui su Eurosport Player. Per forza, no, che discorsi sono? Dove vuoi mettere la telecamera esclusiva? Se tu hai un circo la metterai sui pagliacci, non vorrei mica mettere sul tendone, no? Metterai sui protagonisti, pagliacci intesi, sì, protagonisti, no, non senso clown che è meno. Grande Ibrahimovic, All'esordio grande. Ha fatto un disastro. È quello che si chiama uomo squadra, nel senso che fa squadra da solo, non che abbia lo spirito della squadra. Cioè, perché sennò. Però no, senza dubbio uno dei più grossi talenti del calcio degli ultimi anni. Ti ha fatto contenti e scontenti a giro parecchie squadre, perché ha militato in parecchie squadre. Davvero tutto. Questo è il placcaggio che porta. C'è un colpo involontario sulla gamba di Bellini, mi è sembrato. Il placcaggio di Castello è molto ben portato, Sì, sì. No, non mi sembra che Bellini. No, ma è stato un impatto involontario. Comunque partita bella, piacevole, però. Volevo dire del campionato MLS. Ah, scusami. Tra Chicago e Los Angeles alle 21:45. Se la volete vedere, non solo con la telecamera di Ibrahimovic, è su Eurosport 1. Mentre sì, piacevole fino a questo momento il match tra l'Aquila e Dragons. Una bella azione delle zebre ad inizio partita, ben giocata, che ha dato non solo parziale soddisfazione, ma anche ha costruito un po' di carattere. E quando succede questo non bisogna fare l'errore di pensare di vincere le partite troppo facilmente, perché la volta che questo nel rugby non ha mai pagato. Abbiamo visto anche proprio contro i Dragos una performance dalle due facce della Benetton la scorsa settimana, e un'azione ben portata da parte delle zebre, e poi l'errore che ha rimesso in partita subito gli avversari che sì, hanno molti giocatori giovani eccetera, però è anche vero che è una squadra che non demorde e che sa bene assolvere a quello che è lo spirito di competizione. Sì. E zebre che bussano subito alla porta dei 22, provano con Sisi, un buon inizio di stagione per lui, poi l'infortunio, adesso si sta riproponendo anche dal numero 8. Sembra voler reggere la difesa come intensità di approccio, la difesa dei Dragos, e anche come organizzazione. Deve avere un attimo di pazienza
non è così, un attimo di pazienza, le zebre hanno tutte le qualità per andare fino in fondo. Prima Biagi, adesso fuori per Edoardo Bello, 5 metri, si rialza perché non è ancora tenuto. Ma Bello, l'avevamo già sottolineato, non so in mischia ordinata, ma nelle progressioni ha un movimento Violi notevole, ha giocato un po' per se stesso. Sì, e anche con una parità numerica che non necessariamente, però al merito di mantenere il possesso, e questo è quello che basta. Ci prova. Eccola lì la meta. E Biagi? I'm happy with the grounding, but there's an obstruction here first. I'm coming back, no advantage. Vantaggio non acquisito. Ah, dice che gli è caduta la palla e di conseguenza tornano indietro e c'è il fuorigioco in mezzo al campo di Drago. Se lo stiamo a vedere, vuole i pali Castello. Capitano Castello che va per va a chiedere i pali. Here we go. Ecco, ci sta in una partita da dentro e fuori e mi gioco la vita, ci sta andare per i pali. Però le caratteristiche delle zebre, nello spirito delle zebre, adesso per carità senza dare suggerimenti a nessuno, una bella mischia, devo andare a segnare qui. Perché cioè, è proprio una questione di qualità, è giusta la scelta e personalmente sono sempre più incline a prendere i tre punti, però insomma, a meno che la mischia delle zebre non dia un minimo, quella è meta. Sì, ma sottolineato in avanti precedente. No, secondo me l'ostruzione che potrebbe esserci stata di Lovotti. Ok. Perché per il resto. Sì, adesso non vorrei che le ostruzioni venissero pescate solo contro le squadre italiane, perché cioè, ne vediamo di cotte, di crude, che ormai 10-5, allora il punteggio per le zebre sul piazzato di Canna. Poi al di là delle L'Aquila, al di là dello splendido rugby, a me dispiace non andarci più da tempo, manco per gli arrosticini. Gli arrosticini, i toroncini delle sorelle, dei fratelli, le trecce. Se vuoi discutiamo due o tre minuti. Ce l'è lì. E attenzione. Oh, mamma mia. Ma è quando sai. Vedi, queste sono le situazioni per cui è evidente che le zebre, non solo loro, ma è evidente che non sono una squadra che difende benissimo a livello individuale. Però prima o dopo devono venire a capo di questo problema, perché sennò non si può giocare a rugby. Cioè, o prima o dopo bisogna venire a capo. Cioè, se un giocatore proprio dice guarda, io per miei motivi religiosi sono contrario al placcaggio, e non può giocare a rugby. Va a giocare al toccato. No, poteva giocarci magari, non so, può giocare con i Barbarians, ma non può giocare a un rugby dove ci sia la competizione. Ma adesso è un modo crudo di dire questa cosa, però stiamo parlando di ragazzi che hanno fatto una loro scelta, sono professionisti, e vi dicendo, a volte ci sono delle situazioni veramente un po' difficili da commentare, se non dicendo è inadeguato. Per il sorpasso centrati i pali da Arwell Robson, e dunque 12-10. E tu capisci, passano anche davanti. C'è un errore nella prima meta, qui possiamo considerare errori anche il fatto di non aver placcato. Guarda, la prima volta che sono entrati nei 22, dentro di me pensavo succede come al solito, prendiamo già la meta, invece è stato dato un tenuto a terra contro i Dragos. Ho detto bene, per la prima volta siamo venuti fuori incolumi dalle nostre 22, e abbiamo preso due mete che sono una roba. Careful, don't be appearing to me like that. Liberano i propri 22 i Dragons, un'ottima liberazione questa, e quindi la rimessa laterale. Per le zebre, ritmo comunque non particolarmente elevato del match. Si può dire che siamo in altura.
Insomma, qualcosetta. Qualcosetta, sì. Per quanto poco. Bello questo prendi e dà, sì, ma fatto, ma anche elegante, è molto efficace. Adesso con Lovotti. Quando l'eleganza e l'efficacia si combinano è perfetto. Rientra Canna da questo lato, non ha linee di corsa che lo sostengono all'interno. E adesso è tenuto. Eh sì. Quattro gran lavoro da parte di Aaron Wainwright. Però uno dei giocatori, 20 anni, Wainwright, uno di quelli che nella stagione si è conquistato il posto, magari anche per qualche infortunio di altri, ma sta giocando a un buon livello. A occhio così, è un giudizio magari non superficiale, ma non approfondito. La più grossa difficoltà che hanno le zebre nei raggruppamenti sono quelle delle pulizie dei raggruppamenti. Di resistere alla pulizia avversaria, ma soprattutto quella di eseguire la pulizia per dare non un pallone lento a Violi, ma dare un pallone di qualità che sia tale per le qualità di Canna di poter attaccare. Qualsiasi mediano d'apertura che sa attaccare la linea ha bisogno di palloni con il timing sotto al 3. No, come un tempo 2, di uscita col pallone messo a disposizione del mediano, ed è chiaro che il timing viene definito dalla capacità del portatore di palla di vincere la collisione e quindi di posizionare il pallone in un determinato modo, più combinato con la capacità dei giocatori di sostegno a ripulire lo spazio e permettere questo pallone di essere piazzato a disposizione appunto in questi tempi utili. Tutti i rallentamenti comportano una crescita di difficoltà nel poter svolgere un'azione d'attacco. Essendo questa una squadra che vuole attaccare, quello che sto dicendo prima, di lavorare nel raggruppamento in modo efficace, è una condizione sine qua non, che tradotto dall'anglosassone vuol dire che o lo fai o non va bene. E non va bene se non lo fai. Minozzi prova ad attaccare. Bello. Vedi, attenzione, giocano, buono, sai, se fanno così giocano splendidamente, prendono rischi, in questo sono bravi, perdono molto meno palloni, anche se due marcature sono venute. Calcio contro, sì, i Dragons. C'è vantaggio. E allora di nuovo zebre che provano con raccogli e vai di Castello. Bravo Castello. Violi che rimette il pallone a disposizione, la carica bello del dritto di Meyer. Bello pallone Meyer che riemerge ancora. E vedi che Violi è rallentato. Che in mezzo per Biagi, si torna indietro, calcio di punizione, zebre che possono andare a giocare nel territorio avversario. Sai cosa fanno molto bene le zebre? Questo, e poi lo vedi che capisci che è un ordine di scuderia quello di attaccare gli spazi dalla profondità della propria metà campo, è il cambio di ritmo, che non è così facile, all'unisono, cioè tutti i giocatori cambiano marcia, sono tutti sul piede accelerante per contribuire alla buona riuscita di quell'azione, e questa è già una, come dire, una cosa per la quale già giudichi che le zebre tentano il mantenimento del possesso e di spostare in qualche modo la difesa avversaria. Vi ricordo la prossima settimana di nuovo in Champions Cup le semifinali. Sabato a partire dalle 16:15 Leinster Scarlets, domenica alle 16 il match tra Racing e Munster, sempre sabato a seguire alle 18:45 il recupero delle zebre con gli Ospreys, quindi altri due giorni di grande rugby. Attenzione allora, zebre che recuperano con Violi. Facile. Minozzi. Forse hanno fatto lì in avanti, attento. Fatto lì in avanti. No. Vuole verificare comunque. No. C'è lì in avanti, non c'è neanche bisogno. Aspetta. Bellissimo il calcetto, lo raccoglie bene Bellini, il pallone è fuori, Violi. Beh, però ci sono anche tanti giocatori fuori gioco loro che disturbavano quel passaggio, Cioè c'è un raggruppamento, lì viene una linea di fuorigioco, quegli altri perlomeno da un calcio contro loro per slow retreat, per ritorno lento, però capisco, c'è, è vero che è lì in avanti, però è lì in mezzo a... Si salvano, rientra in campo Landman.
Okay, let's go. Yeah. So come up to it. Da questa posizione hanno preso il calcio di punizione la settimana scorsa con Treviso in mischia ordinata, quello che ha permesso il sorpasso a Treviso. Crouch! Vai Lobo! Vai Lobo! Vai Lobo! Vai! Set! Non c'è assolutamente stabilità, crollo delle prime linee e Clancy fa soltanto ripetere. Guys, calm down. Yeah, tell everyone see. For Crossman. Calm down, you actual. Be careful. Get the bind up. No pre-engage. No pre-engage. Punta l'accento su un pre-ingaggio da parte dei giocatori. Cioè, vale a dire che i giocatori dopo il crunch fanno un pre-ingaggio dopo il bind, anzi scusami, fanno un pre-ingaggio prima che lo decida e lo dia l'arbitro in modo di farlo all'unisono. E vedi, quando di solito ti dà il suggerimento no pre-engage, ti dà calcio perché pre-engage, perché proprio questo fa parte della didattica, quando montano in cattedra ti voglio insegnare, cioè ti avvisano prima e dopo e c'è il tacito, te l'avevo detto di non farlo. Un po' irritante, però anche vero che forse in effetti c'è il pre-engage, se lo fai eri avvisato, cioè l'arbitro ti ha avvisato, cioè, c'è poco da andare. You happy with numbers, Dragons? You happy? Se sei molto bravo, dici tu all'arbitro una cosa e poi dopo lo costringi a fischiare. Gli dici, però, guarda, devi essere molto, molto bravo, molto bravo, e anche educato, insomma. Convincente. Pallone portato fuori malamente, rovesciato, Castello lo molla lì, attenzione. Ed è ancora. E allora di nuovo per i Dragons che provano a sfruttare un altro errore delle Zebre. Accelerando la carica con Di, pallone che riemerge, quindi con Charlie Davis, prova Garrett, liberato il pallone. Mamma, quello bravo Khan a intuirlo, ma il pallone è malamente portato fuori da Hewitt, ha dato proprio pallone uomo, questo è un bel pallone. In avanti. Questo è caduto in avanti su una bella pressione, poi è giocabile, gioca! No, fischiato. Ah. Già fischiato. Su una bella pressione da parte di Sisi. Sisi che sembra molto mobile in questo inizio partita. Come dicevamo prima, Vittorio, un buon inizio di torneo, quello di Sisi in seconda linea, oggi lo vediamo in terza linea numero 8, in mezzo a un infortunio. Sai, sembrava quasi anche impredicato arrivare alla nazionale, visto che il parco giocatori in seconda linea, se voglio dire, non è che sia così ricco e corposo. Negli anni passati, per moltissimo tempo, abbiamo attinto all'estero per sostenere dai Dalfava ai Van Zyl a Geldenice. Lo stesso Biagi viene dall'estero pure, cioè, insomma, tantissimi giocatori che hanno messo in qualche modo una pezza, un ruolo che non è mai stato ben coperto. Ben vinta la mischia ordinata Sisi, la sua ripartenza per Violi, Minozzi. Questo è veramente una mina vagante, però guarda con che agilità è girato su se stesso, ha ritrovato al senso proprio della al grandangolo, alla vista periferica, è una grande reattività, ma bravissimo a restare in piedi Bellini sul contatto, e adesso Canna per la seconda linea con raddrizzare di Costello. Questo è un bel momento delle Zebre, liberato il pallone, ecco, vedi, e non c'è più la pulizia, ed è lenta, adesso è un pallone da fermo per se stesso, Canna per se stesso, arriva anche Meyer, ma è un pallone che passa di mano. Allora Dragons che devono liberare i propri 22, lo scarico
Qui hai detto proprio bene, Antonio, per se stesso, nel senso che ha giocato, beh, speriamo che mi vada bene, tre giocatori sono andati a chiudere, pallone perso e occasione persa, non è la soluzione migliore, non c'era assolutamente una profondità tale tra la linea ultima di difesa dei Dragons e la trincea per avere delle possibilità di risolvere questo calcio, ma comunque tant'è. Però voglio dire, ci sono tanti palloni che cambiano di mano, è un po' leggera, insomma, cambiano molto di mano palloni, tantissimi errori gestuali, e questo ovviamente può dire partita senz'altro così, avvincente, ma non di grandissima qualità. 12-10 vantaggio Dragons, ultimi 10 minuti del primo tempo, persi in avanti da Jacopo Sarto. E Dragons che allora giocano col vantaggio, ma per una mischia di caricare. Advantage over. Vantaggio acquisito. In mezzo la carica di Firebrother. Fermalo. Allargano subito il campo, poi Landman. Il timing di uscita dei palloni dal raggruppamento, quando riescono a fare un minimo di ball carrier i nostri avversari, ce l'hanno molto più, cioè una musica molto più fluida. Usato il piede, pedala indietro. Questo è un gran Bellini, calcio. Una bella pedata. Questo è un gran calcio, sì. Perché Bellini aveva cercato un suo primo posizionamento che pensava di soddisfazione e invece viene superato dal pallone, proprio una zona sguarnita del campo, nonostante avessimo un uomo sulla profondità. Cioè tu hai l'uomo profondo ma sei profondo fuori posizione e vieni scavalcato, quindi gran bel calcio loro su una squadra delle Zebre senz'altro sbilanciata al pensiero di avere il pallone in mano piuttosto che di coprire il campo. Il signore che ha la barba intinta con la maglia, perché anche certe cure dei dettagli dimostrano l'efficacia dei giocatori. Buona costruzione da parte delle Zebre, che superiorità numerica. Oh. Vogliono uscire palla in mano dei propri 22 e poi c'è forse in avanti diretto in rimessa laterale. E anche gesti di insofferenza per il comportamento magari del compagno, non è sempre la cosa migliore da vedere. Comunque l'insofferenza vuol dire che comunque uno pensava una cosa, uno ne pensava un'altra. Ah, sì, sì. Quindi già di sé. Landman. Persa, controlla, recuperato, porta fuori Sarto che carica la linea, deve uscire con timing il pallone, eccolo. Canna, Bellini all'altezza per Bisegni, spara un pallone sopra la testa. Tecnica, questi sono tutti errori sulla tecnica individuale, perché questo passaggio deve essere un passaggio che deve avere, deve avere l'esempio adesso non sarebbe calzante, però deve essere il soffio di un alito di vento, ma appena puff, così deve essere un po' di vento che gonfia la vela. Anche mi è venuto in mente anche a me, che dà molto più l'idea, però così dovevi passare questo pallone. Qualsiasi alitata superiore o maggior pressione era inadeguata. E allora Davis che può rilanciare l'azione dei Dragons. Mamma. Dagli la bussola. Firebrother va dritto per dritto, rimette la squadra sul piede avanzante. Aia. È un buon calcio questo. È un buon calcio. Ma insomma, raga, cioè, ho capito che si gioca in attacco, ma bisogna giocare anche in difesa, però. Sì. Cioè, per la terza meta di Rosser. Cioè, però questo ha 20 anni, questo ragazzo qua. A 20 anni è andato all'esterno di Bellini, quando Bellini si è accorto del grabber gli ha tagliato all'interno, gli ha portato via il pallone e non è stato più recuperato. Guarda, gli va all'interno, cioè, peccato perché l'immagine del momento della raccolta del pallone è ancora più significativa, magari da dietro,
Eccolo qui. Niente, non ci arriva l'immagine. Però insomma, Zeber che non stanno assolutamente giocando metà della loro partita. Sai, c'è una regola che tanto spesso ai giocatori bisogna ricordare, che il tempo che passi negli 80 minuti di una partita col pallone in mano è veramente poco. Certo. E devi trovare una giustificazione di cosa fai nel resto del tempo. E quando il pallone l'hanno gli avversari, è qualcosa che bisogna fare anche lì, perché sennò partecipi solo a metà partita. Beh, no, ma sto cercando di dire delle cose che devono essere nel convincimento, nella voglia. Guarda, questo è proprio un tagliafuori, cioè lui gli va all'esterno, è in ritardo Bellini nella copertura del campo, però sono errori che cominciano a diventare, come dire, gravi se vogliamo considerare questo un livello di gioco apprezzabile, voglio dire, che vale la pena per far crescere i nostri ragazzi di frequentare. Cioè, questi sono errori veramente gravi, gravi, gravi. Ci prova Minozzi, salta il primo, non il secondo. Pallone che emerge rapidamente, Kan che attacca con in scia Krumov. Sì, ma in 35 minuti loro hanno già segnato tre mete. Sì. Cioè. Biagi, pallone che schizza fuori. Attenzione, lo ributtano in fondo. Guarda, se i Dragons annusano la possibilità di vincere la partita, hanno le possibilità di portarle a casa, perché giocano meglio. Male, ma che gli va male. Giocano meglio delle Zebre, non so, perché col piede messo fuori stava ancora rotolando, vero? Ed è giusto. No, vedi, 22 infatti. 22. Sì. Sai, sanno giocare i Dragons, se gli fai percepire che possono portare a casa la partita, poi schiodargliela, devi fare il doppio della fatica, per carità, è nelle qualità delle Zebre, se magari giocano, perché si sono anche un po' spente rispetto all'inizio, perché i primi errori, le marcature degli nostri avversari, ma non stanno adesso giocando una partita, voglio dire, la pressione non arriva. Gli errori li fanno anche loro. Sì, però non arriva la pressione. Buona, è buona, è buona. Appena fuori. Bravi. Un po' al limite forse. Contro Rack, poi ridifesa dai Dragons. No, Saro, no, stay. Stay here. Allora Charlie Davis a rimettere il pallone su Canna che lo recupera, cerca spazio raddrizzando la corsa, poi riposiziona il pallone Sisi, il passaggio quasi a contatto, bravo, il sostegno Castello. Poi a portare il timing è buono, forza ragazzi, Canna. Attacca la linea Canna, molto bene, bellissimo lo flow dall'esterno. Perlomotti, il calcio di punizione dovuto a cosa? Alla non efficacia della pulizia del raggruppamento. Sai, qui va a terra il giocatore e poi non c'è la pulizia sopra. È corretto. Uno che si muoveva. Boh. Cambiato tutto. Certo. Il calcio allora dei nostri avversari che hanno il lancio dentro ai 22. Con 2 minuti appena abbondanti alla conclusione e 9 punti di vantaggio per i Dragons. Vento che sembra a favore. I Dragons. Get your numbers right. Get your numbers right, Black. Back off. Seven, yeah. Advantage. Storta. C'è vantaggio. Bene, già bene. Giocato, attenzione. Giocala, Castello. Giocala. Bisegni. Minozzi. Accelera, prende l'interno. È fuori, bene per Bisegni ancora. Bravo, vorrebbe Bisegni. Riciclo.
Venditti che non si è fatto trovare, che non è uscito al fisico, al fisico di Cipollini, e se ce l'hai devi farle le volate. E dovevo uscire mentre i nostri avversari ci portano fuori, ci sono degli avanti ma passano bene il pallone, e ancora il giovanissimo trequartiale che calcia nella profondità, dove però c'è Canna che libera all'altezza del centrocampo. È una buona pedata che trova la rimessa laterale sulla linea centrale, poco più avanti. Però è una partita, vedi, il pallone che è lanciato dai Dragons all'interno dei 22 delle Zebre, ed è l'ennesima rimessa laterale giocata male dalle squadre sul proprio lancio, dove gli automatismi e le rimesse laterali è già una cosa da non prendere in considerazione. Le Zebre escono bene e poi alla fine ritornano indietro, devono difendersi con il calcio di Canna, che però raggiunge la metà campo. Prova a giocare con l'inserimento a sinistra a destra di Rosser, poi con Hewitt. In un primo momento c'era arrivato bene Venditti, sì, però non capisco perché non li toccano, non riesco a capire perché non vanno più vicini con le mani. Adesso io divento ovviamente volutamente antipatico, però dico delle cose vere perché le immagini sono immagini, cioè non puoi non toccarli. Ci ha provato Biagi questa volta, ha rallentato l'uscita della palla, è arrivato Bisegni, Van Wright torna verso l'interno, altro placcaggio mancato, può andare a chiudere per la meta numero 4 Charlie Davis. E il 24-10. Tutte le cose dovevano un pochino avere un senso, anche la costruzione fisica è importante se poi la usi per fare le cose che servono nel gioco del rugby, se no è solo una questione estetica, ma questo allora è una cosa che non esula dallo sport e dal gioco del rugby. Sono anche se purtroppo ormai vengono coltivate anche nel mondo del rugby come un valore, ma c'è o una determinata cornice fisica è funzionale a fare dei gesti rugbistici apprezzabili, bene, se no è purtroppo, mi dispiace, ma diventa difficile sostenere che hai fatto bene a costruirti quella impatto fisico visivo se è fine a se stesso. 26-10, deve cambiare tanto per le Zebre nel secondo tempo per cercare di rimettere in piedi una partita che al momento sembra compromessa. Eurosport non si ferma mai. Di nuovo al Tommaso Fattori, 26-10 il risultato del primo tempo. Questa è la prima meta di Rosser, quella che ha datto il 7-5, poi la possibilità per le Zebre, non arriva alla meta in questo caso, si torna però indietro, ha un vantaggio non concretizzato. Probabilmente questa ostruzione da parte di Lovotti ha indotto Clancy ad annullare. È arrivata poi la seconda personale di Rosser, ancora su una difesa molto debole da parte delle Zebre per il pareggio momentaneo, trasformazione per il 12-10, quindi terza meta per Rosser su questo splendido calcetto, batte la difesa, prende il vantaggio in questo modo la formazione gallese per il 19-10, ancora tempo sul finale dei primi 40 minuti di gioco per la meta di Charlie Davis, e dunque il 24 trasformato a 26, 10 punti per le Zebre alla fine del primo tempo. Eurosport non si ferma mai. 26-10 il vantaggio degli Dragons sulle Zebre al Tommaso Fattore dell'Aquila dopo i primi 40 minuti di gioco, e per le Zebre c'è da aggiustare un po' tutto nel secondo tempo per provare a ritornare sotto vittorio, principalmente partendo da una difesa che non c'è stata.
Ma sai, ci sono squadre, vittorie, formule di gioco che costruiscono dalla difesa, parlano della difesa come forma di attacco, l'aggressività, la forma di difesa, che non è una questione di allenare un collettivo a come dei pedoni a ricoprire il campo secondo determinate modi. Queste cose vengono dopo, prima bisogna avere dei guerrieri che facciano bene l'esercizio del placaggio. Questa è quanto, dopodiché se non lo si fa si gioca un altro tipo di rugby, ma difficilmente ti porta alla vittoria. Tra poco di nuovo in campo Eurosport, non si ferma mai. Pronti per il secondo tempo, il vantaggio dei Dragons sulle Zebre di 26-10. 16 punti sono tanti, sono però nella possibilità di un recupero delle Zebre, ma naturalmente Zebre che dovranno cambiare molto rispetto a quanto hanno fatto vedere nel primo tempo. Guarda, se ci sono delle cose che hanno un valore o vogliamo darlo o ce l'hanno in senso universale fuori che da noi, cioè se solo guardiamo il numero di cap che hanno i giocatori delle Zebre e il numero di cap che hanno i giocatori dei Dragons, c'è da impallidire. E allora sai, ci sono delle cose che se messe nella bilancia o le fai fruttare o è un bluff o è una cosa che non è una questione anche veramente di dire forza ragazzi, diamoci a fare. Adesso è nelle possibilità, cioè la formazione delle Zebre è per esperienza, per qualità, cioè, però ci sono delle parti del gioco del rugby che devono fare, perché se non le fanno, è anche vero, hanno molte scusanti, sono sempre gli stessi, giocano solo questi, per carità, tutto quello che vuole, ma tutte le squadre a questo punto della stagione hanno degli acciacchi, delle situazioni di difficoltà eccetera. Quanti sono gli infortunati che hanno i Dragons? 25 giocatori infortunati, hanno dentro 10 ragazzi sotto i 21 anni, ne hanno 13 sotto i 23, cioè, però se poi certe situazioni di gioco loro le gestiscono in un determinato modo che è ortodosso e accettabile con tutto quello che può essere, è chiaro che l'accelerazione devono darle i nostri ragazzi, insomma. Vedremo allora, 40 minuti nella speranza proprio che ci sia un cambio nell'atteggiamento e nell'attitudine delle Zebre, naturalmente Dragons che invece vedono vicino un successo che manca in questo torneo in trasferta dal 2015, avevano vinto a Treviso in quell'occasione. Antonio, se ti capita adesso qui, guarda la struttura del numero 7, il ventenne Wainwright. Wainwright, esatto, ma ventenne anche lui. Guarda che quando dico ventenne e ventenne vuol dire che gioca, cioè ventenne. È chiaro che loro assolvono a quella che è la franchigia di sviluppo secondo quelle che si chiamano anche dei planning, che una volta messi giù poi vengono anche effettivamente realizzati. Brutto passamano dei nostri avversari che va verso fuori. Prova a giocare da una posizione improbabile. Comunque il lancio rimane per le Zebre. Il primo cambio dentro Tommaso D'Apice, fuori Lus. L'esperienza è Lus, che ha fatto un buon passaggio nell'occasione della prima meta dei Violi, ma che dopo colpevole anche di errori difensivi notevoli. È un placcaggio mancato in particolare. Charlie Davis, mediano di Mischia, con i suoi 27 anni, a dare tutta quell'esperienza che serve a una linea di tre quarti che ha proprio a suo compagno di reparto quell'Harwell Robson, che di anni ne ha solo 21 all'apertura. Biagi a forzare questo calcio di punizione, poi a richiamare l'attenzione dei compagni, e quindi il piede di Canna. Le Zebre che si portano nella metà campo avversaria. Gran lavoro di Biagi, che va a contendere questo pallone, lo fa partendo da una posizione corretta. La rimessa laterale per le mani di D'Apice davanti. Mamma mia, attenzione. La finta davanti, sì. È una furba. Meyer. Forza,
è il ritmo che deve essere messo nei prossimi due raggruppamenti, un po' di fuorigioco da parte dei giocatori Dragon. Appena dietro le spalle, però quasi con un c'è vantaggio comunque. Buono. Bellini che ricicla per Lovotti, a sua volta vorrebbe un riciclo, passa dal raggruppamento a bene, terra. Adesso, giocata sull'asse Biagi, pallone che esce con qualità, Castello a fare strada, il pallone conteso ma si torna indietro. Però ancora una volta al terzo raggruppamento non riusciamo più a ripulire il comportamento dei nostri avversari che ci avevano bloccato il pallone. Torniamo indietro perché abbiamo un calcio precedentemente dato. Vanno per le linee dirette i giocatori Zevero, a dimostrazione che probabilmente il spogliatoio ci ha detto: se vogliamo attaccare o prendiamo l'abbrivio o se no non si va da nessuna parte. C'è il calcio di punizione e allora dai mezzo i pali, però Canna preferisce andare verso la rimessa laterale. Ci sta, tanto ai 16 punti da recuperare. Eh beh, sai, c'è stato un piazzato sul 7-5 precedentemente, con una situazione dove poteva essere fatta una piattaforma d'attacco di mezzo, ma poi alla fine, visto un pochino l'andamento della partita, è stato meglio andare per i pali, perché non mi sembra che abbia la forza. Però adesso ci vado a provare il lancio. Salta Biagi. No, Krumov porta ben giù il pallone, bene. È chiusa, è una buona bolla. È molto ben fatta. È una buona bolla. Vanno in traverso, abbiate solo pazienza, ma lasciali andare come la famosa barca della Orietta Berti. Sì. Lascialo andare. Tiela lì. Metta. Violi. Niente. Fermato. Ha avuto un po' di fretta. Ecco to. Ma perché non li lasci andare? Però qui è stato no bravo di più Coril, perché Coril si è posizionato di guardia davanti a Violi, e quando Violi ha corso la traiettoria per andare a prendere il buco all'esterno di Coril, facendo un passo in avanti, gli ha tagliato la strada e ha obbligato Violi a recedere da quell'intendo. Sai, quando mi dai nemici che gli fai prendere il piano B, quasi sempre ha perso, e l'ha sfidato e ha vinto Coril molto bene. Eccolo qui, da qua si vede proprio bene, guarda l'angolo, il passo in avanti che fa Coril, qui è proprio la parte finale. È già finito. E adesso da più lontano Dragos che portano il pallone in una maul, con un buon avanzamento adesso può usare il piede dalla base ancora con Charlie Davis. Parte forse davanti, ma comunque con un po' di astuzia, bravo Venditti a recuperare lui il pallone, la pulizia, il pallone mosso da Violi velocemente per Canna, Castello che attacca la linea con la sua solita determinazione, sostegno che non arriva ma riescono a mantenere il possesso. Canna cerca il buco di guarda. Violi, c'è l'intervento, attenzione. Mi sembra di Sarto, fortunatamente non visto dall'arbitro, sul giocatore senza palla. Brutta trasmissione, e allora Bisegni e Zeber che devono ricominciare da capo, prova a portare dentro. Calcio di punizione, già è giocato tutto buono, da Violi, è tutto buono. Bellini, eccolo poi là. Ancora Castello fino in fondo. Oh, bravi, le prime marcature del secondo tempo sono delle Zebre, che riaprono la partita con un meno 9. C'è una differenza sostanziale tra queste squadre. La meta di Castello, 26-15, facile la trasformazione. Bisegni, poi la partenza, Violi gioca velocemente per Bellini che è lì vicino, il pallone fuori per Castello. E poi Castello ormai che è già oltre, ha tutta la solidità per non farsi intimidire dal tentativo di aggancio alto da parte di Rossa. Una bella prova quella comunque di Castello. Sì, forse uno dei più positivi della sua squadra, ma sai, la determinazione, le linee di corse dritte, l'arare il terreno e soprattutto il grande capacità, lui sì, di fare bene il lavoro difensivo, insomma, danno un pochino la misura delle sue qualità. Bene
questa marcatura abbastanza in fretta delle zebre, mentre se va a Landman e entra Basham, ecco, 18 anni, e punteranno a vincere la mucca Carolina con l'età, cioè, che vuoi che ti dica, cioè, adesso fanno entrare, l'abbiamo visto già la scorsa settimana, sì, è entrato presto sì partita. Sì, ma cioè, sai, ah, credo che sai che io credo che abbiano lo sconto sui biglietti aerei sull'età. E allora, probabilmente sì, e allora, essendo di stretta osservanza anche loro, no, qui siamo quasi tutti di stretta osservanza, c'è chi recita la parte di Celio e chi lo ammette, ma sul fatto della stretta osservanza qui non mi sembra mica che ci sia tanto da... Vanno per i pali diretto. Riportarsi subito a più 12. Nothing in that, George. Centrati i pali, 29 a 17. Sai, anche qui i calci vengono dati a questo ragazzo, 21 anni, cioè dopo, per forza che formi, se hai le qualità tecniche già formate e le fai prima dei 20 anni. La parte tecnica, le abilità sia difensive che offensive, se le hai, poi è solo questione dell'esperienza di metterle in pratica. Allora giustifichi la presenza dei giovani in tornei maggiori, allora la giustifichi. Ma il fatto che un giovane debba giocare necessariamente senza avere acquisito le capacità tecniche, ripeto, per non sbagliarmi, sia offensive ma anche difensive, sì, va bene, allora lo fai giocare, ma non è che le acquisisca, cioè lo fai giocare, ma perché probabilmente non hai alternative, ma non perché questo aiuti la crescita dei giocatori. Ci sono dei giocatori che ormai hanno 24 anni e di miglioramenti da un po' di anni a questa parte non ne vedo, però. Biagi, cassaforte. C'è il vantaggio. Crollati, fatti crollare, quindi dopo. Zeber che possono andare a marcare, però ricevono il calcio. Gliel'ha dato tanto in fretta, poteva ancora lasciargli il vantaggio perché sì, però, erano però ha dato un'ostruzione anche alle zebre successivamente. Ah, ok, quindi e quindi certo, certo. E ci poteva stare. Zebre però sembrano motivate da un forse un pochino l'amor proprio, punte nel vivo, hanno voglia di darsi da fare, sono molto ben disposte, mi sembra, da un punto di vista proprio del linguaggio del corpo. È buono calcio contro Corilla, senza dubbio. Laterale dice che è ok, ma non so perché dice che è ok, e neanche il numero 8 mai e poi mai sono ok, però se lo dice il signor arbitro va bene. Riescono a fermare l'avanzamento i Dragons, arriva il calcio di punizione. Una reazione a terra. E il richiamo per Corrini. Do you want to warn your team or are you happy? Are you happy to continue? Just wait a second. Back here. Beh, c'è un richiamo, dice alla squadra, vuoi parlargliele o ti va bene lo stesso? Ma comunque gli ha detto di non far falli. I falli erano evidentissimi, ci sono tutti, il calcio di punizione sacrosanto a favore delle zebre, che sono andati con canna e rimessa laterale e adesso devono andare a marcare. Forza che gli vai a rimettere il fiato sul collo. Biagi molto bene. Bene, e anche questa è molto ben fatta, sembrano non avere grande capacità di frenata i nostri avversari. Se noi continuiamo, tienla dentro però la palla, non sta a muoverla, non muoverla, non muoverla, non vanno, muoverla, vanno muoverla, e adesso se vuoi muovila. Da lì sotto, no, ma anche precedentemente, sì, non so perché il pallone è stato di Dapice, ma di, cioè, tutto il pacchetto l'ha detto non da ieri, cioè
Lorita Berti l'ha detta a tempo, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare. Cioè, voglio dire, si impara un po' da tutto, anche Sanremo può venire in soccorso. Bene. Nuovo in partita. Sì, senza dubbio era imbarazzante prima, adesso, cioè, voglio dire, cioè, mi sembra, cioè, un po' di attenzione. E serve anche il calcio di canna per andare dunque a meno 5 con poco meno di mezz'ora da giocare. E due mete marcate però da parte dei... Niente da fare, rimangono 7, quindi 29 a 22. Red 3. 3 mete marcate dalle zebre, 2 nel secondo tempo. Sono già bonus invece i gallesi. 3 mete, sì. Sì, ma voglio dire, in avanti sì. È proprio anche esposto completamente, era impossibile non fare in avanti, perché ha preso questo pallone nella tipica posizione del portiere da calcio, completamente esposto con il petto e la parte davanti del corpo all'avversario, appena toccato non puoi che perdere quel pallone. Vantaggio che non si concretizza e dunque mischia per i Dragons. Tanti errori, cioè, come si può aspettarsi, ma magari un po' meno da noi, ma perché sono tanti errori, perché anche qui calcio d'invio, mischie, palloni in avanti, palloni persi, sai, palloni che cambiano di mano troppo facilmente. Messo in difficoltà Shooter, il pilone destro sostituto dei Dragons, in chiara difficoltà e forse a mio avviso anche penalizzabile. Possesso per i Dragons che provano a muovere palla ancora vicino, c'è il placcaggio di Dapice, Davis che rilancia l'azione. Non sale la difesa zebre, li aspettano. Non c'è salita adesso. Catturato Evans, Davis che rilancia, Robson, poi Hewitt, il pallone in avanti, è riconquistato dalle zebre. Subito un da po' di Minozzi. Spazio per Minozzi, riesce a tenerlo. Minozzi che ha avuto il periodo migliore di forma proprio in coincidenza col Sei Nazioni, ma che adesso sembra quasi avere un po'... Ah, peccato. Perso in avanti. Avere un po' perso la confidenza con gli spazi. La maggiore attenzione forse anche degli avversari su di lui, ma sembra aver meno capacità di rompere la linea e di creare opportunità per i compagni. Dragos che riprovano. Attenzione, perché quando giocano a questo ritmo, li abbiamo già visti anche col Treviso, diventano pericolosi loro, perché non è un ritmo pazzesco. Vai Veleno! Messo il piedone e può andare a marcare Meyer. Bene, e qua siamo pari con le mete. Punto di bonus. Stavo dicendo che quando giocano questo ritmo che è accelerato ma non troppo, ma invece qua c'è un errore anche qui, gestuale, molto grave di Robson, l'apertura che butta per le terre un pallone all'esterno a solo giocatori all'infuori della tre quarti ala, a due avanti, lenti, c'è la maggiore velocità di Meyer sui diretti pari ruolo avversari.
e con dietro Venditti va a marcare. Nel piede di canna, seppur difficile, la posizione difficile, la possibilità del pareggio. Stretto troppo, questa volta gira alla sinistra dei pali. E dunque Dragons che sono in vantaggio 29-27, ma hanno subito un parziale importante. Ovviamente speriamo che raddrizzino del tutto e hanno tutto il tempo, perché ci sono 20 minuti. Sì, c'è ancora e tutto hanno l'ultimo quarto. E soprattutto i Dragons nel secondo tempo si sono spenti, sono totalmente spenti, quindi speriamo che la partita la portino a casa, poi resta quanto ti insegna una partita, perché poi alla fine se porti a casa questa partita, per quello che si è visto finora, la porti a casa, ma restano inalterate tutte i dubbi del primo tempo. I dubbi del primo tempo e in generale la costruzione di giocatori che è difficile vedere dei progressi reali. Poi, per carità, può darsi che io abbia anche il prosciutto negli occhi, È calcio di punizione. Risolviamo il problema. Hai sentito il commento dell'arbitro? Sì. È da pazzi. Risolviamo il problema ai Dragons. Sul mediano. È il mediano e non ha la palla. Per una volta che neanche l'ha ancora toccata. Però sai, in questa viva il parroco va bene un po' tutto, cioè, però no, va bene tutto, viene messo tutto. Però sono errori gravi, soprattutto dipende chi li fa. Lovotti ha un'esperienza, è abituato a giocare in partite dove non concedere calci punizioni dovrebbe condizionale essere una cosa importante. Non è una bravura quella di concedere dei calci punizioni contro un avversario perché te lo puoi permettere perché sei più forte. Non ti insegna niente questo in senso generale, nulla con Lovotti, sto facendo un discorso ovviamente in senso generale. Vi ricordo questa sera il calcio MLS Chicago-Los Angeles con in campo Ibrahimovic e una camera dedicata a lui, una telecamera dedicata a lui disponibile su Eurosport Player. Meglio che dici una telecamera, perché una camera dedicata a lui lasciamo perdere mi porta festivi, a fare, hai certo, capito, mi porta certo a fare dei... C'hai capito? Poi mi mandi anche a nozze, perché sai che io lavorerei bene nei giornali scandalistici, perché mi interessano molto solo queste cose, non l'essenza. Sì, certo. Comunque alle 20.30 su Eurosport Player anche la possibilità di vedere il match tra Benetton, Treviso e Leinster, si gioca a Dublino. Robson per Hewitt. Nel traffico, ottimo il riciclo, ho trovato un primo varco dai Dragons che rilanciano immediatamente. C'è un caschetto ed essendo un caschetto non può essere di Cenerentola, giusto? Giusto. A meno che non ragioniamo coi piedi. Ti è piaciuta questa? Mamma mia! Bravo Canna ad agganciarsi per le bretelle dell'avversario diretto, perché se era no nel buco. Veniva fuori qui e veramente l'ha preso. Però sai, stanno facendo un po' di strada, la perdono su delle brutte esecuzioni, in qualche momento... Mamma mia. Robson, buona la sua corsa. Sì, ma... Edwards... È un altro dei ventenni interessanti.
sono tutti interessanti i ventenni loro, se no non sarebbero lì. Deve lasciare il pallone, deve lasciare, giusto, calcio di punizione. Antonio, quei giocatori lì che hanno quell'età lì, se non hanno la base per performare, non vengono scelti loro, ne scelgono degli altri, perché hanno l'opportunità di scegliere, sì. È sempre quello. Diciamo che Edwards in particolare è uno di quelli seguiti con maggiore attenzione, sì, così come Wainwright. Ma questi hanno dei parametri e dove hanno capacità per... benissimo, cioè hanno stick to all the box, quindi e a questo punto vengono presi in considerazione, non hanno queste qualità e via avanti un altro, ma è una cosa che è abbastanza logico, e però se hai, questo è un discorso che puoi fare se hai la possibilità di scegliere, se no puoi trovarti anche in una condizione dove nel famoso college di rugby dicono che con il secco è buona anche la tempesta, poi ovviamente non puoi pretendere che la tempesta la gente ti apre un club a vacanze, capito? Certo. 29-27, dunque il vantaggio ancora dei Dragons. E vi ricordo, prossima settimana, sabato e domenica, le semifinali di Champions Cup, Leinster Scarlets sabato, tre domenica Racing Munster, e ci sarà anche il match delle Zebre sabato pomeriggio a seguire la semifinale di Champions, Zebre Ospreys, partita di recupero. Mi sembra che se ne sia andato Violi, piano, stiamo a vedere. No, c'è. All right. I'm going to tell you where to stand. It's back here. You stand here. Get your guys in line. No, you have a meter. Sarto a fingere davanti, ma in fondo lanci la rimessa laterale. Se pensi a quanto analisi e via dicendo viene fatta e ai lanci che ci sono, questo non è solo da noi, è nelle giuste proporzioni. Se vuoi andare a vedere il campionato francese, è meglio che la buttino alta, il primo la prende, fanno prima, giustificano meno gli errori imbarazzanti che ci sono. Ormai le rimesse laterali hanno perso qualsiasi armonia di grandi strutture, vi dicendo, ma in certi modi, per un certo modo di pensare, è anche un bene, perché la sostituzione dei giocatori, gli automatismi non riescono a essere sempre gli stessi, ci vogliono delle situazioni e quindi bisogna cambiare proprio la filosofia stessa, perdere dei palloni, però sai, oggi è già la quarta o quinta rimessa laterale che vediamo andare a dare, cioè, le fasi statiche, vincere le proprie è fondamentale. È entrato Valerio Bernabò per Leonard Krumov. Il cammellone che sembra essere alla sua si ultima... deve godere questi minuti e queste ultime partite. Ma ha detto di non dirlo. Ma... A te? A me non l'ha detto, io l'ho detto, ma però mi spiace, non volevo... No, credo che debbano fare un comunicato ufficiale comunque. Ah, mi dispiace molto. Però spero di non prendere di sorpresa nessuno, perché non ha 21 anni. No, esatto. No, voglio dire, ecco, no, però va bene. Vabbè, un Valerio che comunque è uno di quei ragazzi che si è preparato anche per il post carriera. Senza dubbio, ma anche allenato, insomma. E ha comunque sempre portato anche la voce dei più deboli. E in questo meritorio. E guarda che si è proprio arrabbiato sì, è entrato con il giovane ragazzino che gli ha fatto un brutto fallo a terra. Catturato Venditti, che ha recuperato comunque il pallone. Lovotti. Col 19 il giocatore di colore Max Williams, altro ventenne. Quindi sai, stanno facendo il pit stop dove non si può dire che mettono dentro l'esperienza per vincere la partita. No. C'è un altro ventenne che si è già dato da fare, ha già cominciato a essere... Ha già fatto su un casino. Sì, però è già andato a irritare Bernabò, in effetti
toccandolo con il gomito mentre Bernabò era a terra, insomma, cioè, sai, gente, smaliziate il giusto e comunque di sicuro non timorosi del livello. Un quarto d'ora appena abbondante, 29 a 27 sono due i punti di vantaggio. Zebre che sono stati in vantaggio all'inizio di partita sul 7-0, raggiunti sul 7-5, un calcio a portarsi al 10-5 e poi sempre sotto fino al 26-10 e alle 4 mete il punto di bonus concesso all'avversario già nel primo tempo. Poi in spogliatoio credo che qualcuno abbia detto qualcosa di stimolante, perché le Zebre che sono tornate nel secondo tempo non che abbiano giocato particolarmente bene, ma perlomeno hanno raddrizzato un risultato che insomma le tiene lì a una marcatura dagli avversari adesso. È che adesso devono completare questa rimonta. Zebre che a loro scusante si può solo dire che sono evidentemente in molti loro giocatori particolarmente stanche. E per i nazionali non essere, finire qui e non avere null'altro impegni è un po' riprendere aria prima degli impegni della nazionale nel sollevante. Sventagliata, torna verso l'interno Rosser e adesso provano a tenerlo su. Imbragato. Bravi, rubata la palla. Sai che è buono? C'è. Vedi, ha detto è placcaggio perché aveva il ginocchio a terra, non era turnover, non c'era mol. Sì. E ha detto, ve l'ho detto quattro volte, e poi alla fine ha dato questo calcio che sta nel regolamento, ma che in effetti è vero, quando un giocatore ha un ginocchio a terra è considerato placcato, vedi che è col ginocchio a terra, a quel punto lì ha detto tackled. Però, sì, magari... però magari il ginocchio l'ha messo dopo che la mola è con tutti attaccati. Però non aveva chiamato mol prima, certamente, quelle situazioni. Su quella non l'ha chiamato. No. E comunque sarebbe interessante rivedere proprio il momento della collisione e come nasce. Tant'è che però adesso i Dragons hanno la possibilità di andare a più 5. Ora, fermo restando che ognuno si pettina come vuole, però... Max Williams qui con il 19, cioè credo che abbia fatto bene a dargli quella rasatina tutta attorno, perché se aveva i capelli anche dove sono adesso rasati come li ha di sopra e aveva un bel cespuglio, mica una robetta da poco da portarsi in giro. No, io sto parlando del insomma, dell'ingombro, certo. Insomma, per allungare dall'angolo c'è centrati i pali, non trema il giovane mediano di apertura dei Dragons e quindi sono 32-27 più 5 e qui c'è una distanza di una meta che comunque le Zebre dovrebbero andare a marcare anche per fare il bonus, vero? O sono tre? No, già fatto il bonus, perfetto. E comunque per vincere la partita non sarebbe male. Se ne va Bellini. E dunque si riparte e adesso le Zebre hanno fretta perché i minuti sono poco più di 12. Per recuperare questi 5 punti. E questo cambio di Bellini la dice molta, perché sono evidenti che i giocatori che hanno giocato con la nazionale e che hanno tirato, insomma, che cioè, hanno tante partite nelle gambe, sono stanchi, se no a questo punto per vincere la partita non togli mai un giocatore che in attacco ha qualità importanti. Però insomma queste sono decisioni dello staff e avranno i loro motivi.
La rimessa laterale per le zebre, le mani di Zapice, lo schieramento scelto ridotto, ben portato giù, riescono a tenere la mall ed è ben organizzata per un buon avanzamento, fanno crollare. Arriva il corretto calcio di punizione. È giusto. La driving ball delle zebre è una delle cose che funziona di più, a mio modo di vedere. Dovrebbero ancora di più, con determinazione, agganciarsi a questa situazione proprio per far soffrire gli avversari, che dimostrano di non avere delle controindicazioni. Adesso questa è una rimessa laterale importante, vinta, calciata da canna all'interno di 22, mancano 10-12 metri dalla linea di meta, e un'altra cassaforte potrebbe essere quella vincente, che porta anche il risultato in una situazione più favorevole ai giocatori di Sutter a far crollare. Dunque, corretto il calcio di punizione. Unica cosa che avevo capito inizialmente è che Clancy non ha segnalato il vantaggio, poi ha fischiato regolarmente il calcio di punizione, ma sul crollo non aveva dato il vantaggio alle zebre. Si può ricominciare, altro cambio per le zebre, fuori Eduardo Bello, dentro Roberto Tenga. Tenga è un altro giocatore che nei movimenti dinamici ha brillantezza e sa muoversi con decisione, una bella accelerazione da fermo, un bel punch. Al fondo della touche, la cassaforte. Calmi, calmi, bene. Calmi che li fermate sul velodromo, calmi che va bene. Li fermate sul velodromo, state calmi, lascia che facciano fallo, calmi così, bravissimi. C'è ancora l'avanzamento. Bravi che andiamo fino, bravi. Fermi, stessa molla, adesso sospingili. Dai che andiamo a marcare la bandierina dall'altra parte, forza. Portati a terra. Peccato, ma bravi le zebre. Violi, difesa sui blocchi. Canna. Questo non lo prendono più. Minozzi, fermato, deve lasciare il pallone, lo lascia bene. Via le mani. E allora di nuovo Tenga, dopo Violi, che rivuole il pallone. Situazione statica, cambia del fronte, si riposiziona anche la difesa. Ci prova ad andare Biagi. Vanno verso il centro prima di dare il pallone a Canna, qui con uno spazio maggiore dove ci sono lui e le gambe di Minozzi, che già nel precedente tentativo però non sono state efficaci. Sisi. Bravi. Dritto per dritto, calmi, è arrivato calmi. Corto, mi pare Castello. D'Apice. Può andare ancora corto, ma pallone che emerge, canna oltre, in meta, in mezzo ai pali. Tutto quello che serve alle zebre per il pareggio. 32-32. Zebre che con il calcio in mezzo ai pali hanno la possibilità di passare in vantaggio. Molto bene. Bene, dai, su, non molto bene, bene. Minimo sindacale, su, se no confondiamo le cose. Certo. Con tutto l'amore che possiamo avere per le cose, era proprio, siccome già di gente che dà delle forme di esaltazioni errate ai nostri giocatori, ne abbiamo che bastano, intanto anche a dire le cose come sono. 34-32, sorpasso allora delle zebre, ma non è ancora finita, 7 minuti abbondanti alla fine. Ecco la trasformazione. Lo scarico, il piede di Canna. Adesso zebre che devono allontanarsi dalla propria zona, esatto, difensiva. Proprio questo, in modo che se gli avversari devono per forza fare qualcosa, devono prendere dei rischi.
Di Giulio è entrato anche. Sì, sì, quando è uscito Bellini. Sì. Giocatore dalle ottime qualità, mentre questo dovrebbe essere Bordoli. Calma, dice. Calma. Rossi. Sì. Anche un po' di. Allora. Zoppica Castello. Vediamo, non c'è nulla di grave. Speriamo che sia solo la stanchezza della partita. In fondo della touche Williams. E attenzione alla reazione dei Dragons. Davis in loop per la seconda ondata, quindi per Warren, fermato. Cioè qui stanno facendo bene la struttura i nostri avversari, però qui basta veramente andare a contrarli, andare a cacciare il pallone a terra, eh? Basta andare a cacciare. Oh, prova Kirchner. Perché se non ci provate mai, questi fanno strada, e cioè questi vanno cacciati, e cioè voglio dire, non sono di grandi ball carrier, dategli la caccia, perché se no diventa veramente. Kircher, passamano, Hewitt. No hands, no hands. C'è un giocatore a terra. Van Wright. Van Wright a terra. Eh sì, sono in 14 a muovere la palla. E adesso ecco la caccia. Niente. C'era il tempo, ci ha provato Sarto. Ancora per Warren, raddoppiato il placcaggio. Arbitro che a questo punto dovrà fermare il gioco perché Van Wright non si muove da lì. Si prova Lovotti. Per ora Zebre che riescono a reggere questa linea di trincea. Fermato Hewitt. Tacci che Violi ci ha messo una mano. Sì. Tacci che Violi ci ha messo una mano, se no quello lì lo fermano in mezzo ai pali. Poi ancora con Basham. Era buono all'inizio, poi piede a terra. Reynolds. Fanno strada. Eccolo, attenzione. Sì. La meta di Rosser è la quarta personale. Questo diventa forte. Questo è un trequartiale che puoi dire che diventa forte. Perché questo qui ha 20 anni. E tecnicamente questo gioca tutto. E considerando che dobbiamo dare il man of the match a Vittorio, visto che ha fatto 4 mete, mi viene difficile darlo a un giocatore delle Zebre, sperando che possano. Aspetta, ancora perché avere. C'è forse lì in avanti. Ah, sai, sì, c'è lì in avanti, sì. In avanti senz'altro, in avanti senz'altro, sì, sì. No, senz'altro in avanti, dai. Dove c'è il placcaggio, sì, 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 di sì. Tenga è già da questa parte. Bene, meglio così. Vuole vedere ancora un altro angolo Leo Colgan. Pare che è. Questo è ingiudicabile da questo anno. L'unico possibile era quello precedente. Annullata. Migliore in campo allora Vittorio. Non mi è dispiaciuto il mediano di apertura dei Dragons, però se proprio dovessi dire il giocatore che ha più preso l'occhio, e anche per le tante mete che ha marcate, darei senz'altro a Rosser, anche perché credo che lo meriti. È anche un bel esempio per un giocatore che a 20 anni ha un bagaglio di competenze tecniche del primo ordine e adesso sta solo
cercando di mettere assieme l'esperienza che giustamente a 20 anni non puoi avere. 34-32, 3 minuti e mezzo alla conclusione, zebre che cambiano Violi, dentro dunque Palazzani, e hanno una mischia delicata da vincere. Vanno lunghi. E fa ripetere semplicemente Clancy. Yeah, agree. Get the shoulder up. 32 sconfitte consecutive per i Dragons in trasferta nel Pro 14. Però mai tappeti persiani, cioè mai battuti di brutto, lottano, si costruiscono la loro strada dura, sanno che non ti regala niente nessuno, perdono, possono permettersi perché loro sì sono una franchigia di sviluppo, hanno sempre costruito dei grandi giocatori nel passato e stanno cercando di fare il meglio possibile con i tanti infortuni che hanno, con il budget che hanno, perché poi sai, quando fai i paragoni, quando senti anche parlare le squadre di calcio, dicono guarda che budget che ha questa, guarda che con che poco noi, benissimo, allora se cominciamo a entrare in questo argomento, insomma, qualche squadra ci farebbe veramente, per esempio, conoscere bene il budget dei Dragons e fare dei riferimenti. Potrebbe essere utile anche indicativo e distruttivo. Tant'è, calcio di punizione giocato da Canna. Trova una gran rimessa laterale e risolve in parte i problemi, portata la pressione. Venditti si è lasciato Signon, i capelli al vento, sembra molto Sansone, speriamo che lo aiutino anche a ritrovare la forza. Dragons che hanno ancora la possibilità di ribaltare il risultato. Calcio di punizione. C'è una, come dire, Ale si è fatto male alla spalla e anche Canna, che credo. Poco più di un minuto alla fine della partita, sempre i due punti di vantaggio per le zebre. Si mette in piedi però Sarto. Le Dragons che possono risalire il campo con il calcio di punizione all'altezza di 10 metri. E adesso devi difendere senza fare, senza concedere calcio. Senza commettere fallo. Sì, e anche senza concedere terreno, però. Beh, certo, ovviamente. sì, beh, sembra tutto ovvio, ma sai, di ovvio qua non è che ci siano molte cose. Sale Canna, ci mette una mano. Vediamo se va per la punizione, no? Gli va la mischia. Per la mischia. E qua gli è andata di lusso. Sì, gli è andata di lusso. Perché questo è calcio netto. E perché lo dico? Perché è grave l'intenzione, perché se un arbitro te lo dà tu penalizzi la tua squadra per una cosa che questa è una mano dove il pallone non lo puoi mai prendere, non vai per il pallone, e qua c'è andata di lusso. È andata sì di lusso, Clancy l'ha giudicato nel placcaggio. Speriamo bene. Dimmi te che placaggio che è andata bene, ma no di lusso. No, è quello che ha detto Clancy. Sì, ma se lì prendi il calcio ti trovi a difendere una molla dentro a 5 dentro, metri. Dentro i 22, certo. Bang!
Ultimo pallone del match. Keep it straight, loose head, keep it straight. Tiene bene, finito il tempo e allora i Dragons che hanno questo pallone provano ad attaccare. Bravo, fin da bisogna, lontano. Bravo, bisogna provarci. Davis che rilancia, Robson allargano il campo, Kirchner a portare dall'altra parte, c'è dall'altra parte Cor Hill, il capitano, linea dei 10 metri, carica con Reynolds, respinto, ha mantenuto il possesso di palla. Robson, il loop. Questi sono prigionieri, questi sono prigionieri. Devi lasciarla. È tutto buono, è tutto buono, è tutto buono. Davis catturato. Un po' di pressione, ragazzi, che è finita, forza. Hewitt. Stavolta alto per non fanno Williams. Strada, però loro. Loro non hanno, hanno gran difficoltà a avere i ball carrier. Non fanno strada. Robson allargato adesso il campo. Williams catturato e anzi salita la difesa. Prima era sulla linea dei 10 e adesso oltre la linea di metà campo. Hanno delle grosse difficoltà loro ad avanzare, però eccolo qua, eccolo. Prigioniero, non abbastanza. Sai, eccolo lì il calcio, eccolo lì il calcio, non glielo dà, meglio si lamenta, però forse sai, è una gara tra vedere se si sfilacciano loro, Hewitt, o se si apre un buco in una difesa che comunque non è così permeabile, impermeabile. Stiamo a vedere. Robson catturato. Bene, questo catturato, è buono. Questo è catturato. E dice sì, ancora tecnico. Ancora, devono lasciare, devono lasciare. Vantaggio. Calcio, ecco, adesso c'è il calcio. E c'è la possibilità di andare in rimessa laterale anche. ...83 minuti sul cronometro, ma non è ancora finita. Cioè, dimmi se anche questa partita devi andare alla fine per battere questa squadra, che onore a loro e applausi e togliersi il cappello, ma che sinceramente se sei vanno più per forte i pali. Vanno per i pali. Peraltro. Ci prova. Sì, ma siamo oltre la metà campo. È vero che il campo è abbastanza corto, però, sai, non vanno per la rimessa. Beh, il bonus point ce l'hanno, va dentro il calcio, però vuol dire che ce l'ha nelle sue corde, stiamo a vedere. Da metà campo, la posizione centrale, è da oltre metà campo. Adesso non sono sicuro al 100%, ma dovrebbero essere 100 metri quelli dei fattori, quindi saremo a 53. Pensi che sia 100 metri? Penso di sì. Da porta a porta? Da porta a porta. Ho qualche perplessità. Dici di no. Ho qualche perplessità. Non l'ho mai misurato, non lo no, so, quindi io, potrei dire delle cose, a però... memoria. Quando l'ho visto e quando ci abbiamo giocato, insomma... Beh, ma sembrava più stretto. Ma di parecchio, però, più corto, perché sai, quando metti le porte... Attenzione, corto, eccolo fuori là. Misura. E allora... Col fiatone, con un po' di paura, ma le zebre portano a casa questa partita. 34-32, la quinta vittoria in stagione per le zebre, possono festeggiare questo successo anche se rimangono tutti i dubbi di questa partita vittoria. Senza dubbio, bene per il risultato, ma se in questo cerchiamo di guardare un pochino di costruzione, insomma, è una squadra stanca in molti giocatori, non manca certo la voglia né la determinazione, ma l'esercizio e l'applicazione ovviamente
sulle necessità in campo lasciano un pochino a desiderare, ma probabilmente è così, arrivano un po' stanchi, finisce la stagione e probabilmente i giocatori nazionali avranno il tempo di rifiatare e magari potrebbe essere un'idea anche quella di ripassare qualche fondamentale che nel gioco del rugby sarebbe importante applicare in campo. Finisce qui per noi con il successo delle Zebre.